Durante l'ora di meditazione, in cui chiedevo a Gesù di insegnarmi a vivere concretamente la mia fede, mi sono sentito sollevare anche al solo pensiero di poter vivere come se fossi in paradiso, anche se mi sentissi all'inferno, di stendermi come se fossi sulla spiaggia, anche se mi sentissi in pieno inverno, trattare il mio prossimo come se fosse benefattore, anche se mio nemico, sorridere a tutti come se mi battessero le mani, anche se mi guardassero con occhio torvo, pregare Dio come se fosse mio papà, anche se lo sentissi mio giustiziere, respirare come se fossi innocente, anche se mi riconoscessi delinquente, aprire la mia mano come se accarezzassi, anche se l'avessi chiusa per un pugno, camminare come se danzassi, anche se stessi calpestando qualcuno, trattare Dio come se fosse l'unico amore, anche se tormentato da amori perversi, tendere al paradiso come se fosse mio diritto, anche se mi vedessi chiuso fuori, godere come se fossi benedetto da Dio, anche se da Dio mi vedessi maledetto, correre come se fossi in piena luce, anche se immerso in notte profonda, cantare come se fossi risucchiato dall'amore di Dio, anche se ne fossi rifiutato, vivere gioioso come se fossi salvato, anche se mi sentissi dannato, muovermi come se donassi a tutti la pace, anche se in me rumoreggia la guerra, stupirmi come se Dio fosse l'unico mio bene, anche se da Lui mi sentissi abbandonato, sorprendermi come se fossi il suo prediletto, anche se mi sapessi da Lui reietto. Grazie Gesù, fammi vivere la certezza delle Tue promesse e abbandonare la precarietà delle mie certezze. Questa è la fede che mi hai dato e vivendola la manifesto e la dono ai fratelli.